Ciao a tutti, sono Andrea e faccio il fotografo videomaker freelance da ormai più di 10 anni. Oggi voglio parlarti dei costi che comporta tenere in piedi la mia attività. Un contenuto spero utile soprattutto per chi lavora in questo ambito e ha bisogno di un confronto reale. Parlare di denaro spesso è considerato un tabù, ma penso che la condivisione di queste informazioni sia utile per chi vuole intraprendere una carriera nel mondo creativo di oggi e per avere un'idea di quanti e quali investimenti siano necessari per essere competitivi ed efficienti sul mercato. Prima di tutto, inquadriamo la mia situazione specifica. Lavoro da circa 10 anni come ditta autonoma con un business medio annuo che cade tra gli 80 e i 100.000 euro fatturati annui, fuori dal regime forfettario quindi. Tieni conto che ogni attività ha i suoi aspetti, per cui potrebbe essere che un collega che ha un business simile al mio spenda la metà oppure il doppio del mio budget, non c'è una vera regola precisa. Dico medio anche perché ogni nuovo anno riserva sorprese e ci sono anni in cui c'è più disponibilità del mercato di investire sulla comunicazione, altri invece in cui si tira un pochino la cinghia. Ci sono anni in cui le aziende prosperano e hanno budget da investire e anni in cui il mercato rallenta, come ad esempio il 2019 che tutti immagino ricordiamo. A seconda degli scenari, i costi ad esempio in marketing, di ampliamento attrezzatura e materiali di consumo possono cambiare sensibilmente di anno in anno. Per questo penso che vedere un dato medio abbia un valore sicuramente più significativo. I dati che elenco sono una media quindi degli ultimi 5 anni di attività in cui i lavori che ho fatto sono diventati sempre più complessi e fortunatamente maggiormente retribuiti rispetto a quando ho iniziato, richiedendo però anche strumenti più costosi ed un impegno chiaramente maggiore. Iniziamo dalla prima voce, il commercialista e le spese accessorie per la posizione fiscale, 1.600 euro l'anno. Il commercialista, come vi dicevo anche in un altro video, è un partner fondamentale, va scelto non solo per il prezzo ma per la sua reale competenza. Magari 200 euro in più possono sembrare tanti, specialmente all'inizio, ma ti assicuro che ha veramente poco senso se dopo paghi magari più tasse del dovuto. Oltre ai costi del commercialista o di chi ti segue la contabilità, ci sono i costi legati all'iscrizione alla Camera di Commercio. Qua dentro metto anche quei costi come le marche da bollo, necessarie ogni tanto su alcuni documenti, e altre spese che ogni tanto saltano fuori, sempre legate alla posizione fiscale. Secondo gruppo, lo studio privato e il noleggio di sale posa, bollette e mobili vari. Allora, fatemi vedere che me li sono un attimo appuntati qui. Sono la bellezza di 2.000 euro l'anno circa. Mi reputo in una posizione fortunata perché ho lo studio privato in casa, per cui condivido le spese di gestione e il mutuo con la mia prima casa, avendo fatto appunto casa bottega. Non pago quindi un affitto dello spazio, ma ho un pezzettino di mutuo che ho aperto qualche anno fa per la realizzazione di questo spazio, assieme al resto dell'abitazione. Quando ho bisogno di uno spazio più grande o perché ho necessità di avvicinarmi al cliente, come prassi noleggio una sala di posa. È una soluzione comoda, specialmente dal punto di vista logistico, in quanto frequentemente gli spazi hanno in dotazione luci e fondali, e questo semplifica l'aspetto logistico del mio lavoro. Assicurazioni varie, queste costano all'incirca 1.200 euro l'anno. Dentro ho l'assicurazione della macchina, sullo studio e accessori, e l'assicurazione sulla responsabilità civile, la famosa RC. Sto valutando proprio in questi giorni di integrare ulteriormente la mia posizione con altre tutele. Arriviamo ora ad una voce molto onerosa, ossia i materiali di consumo. Trasporto, telepass, materiali che si usurano, costi della telefonia e manutenzione dell'auto. È una delle voci più alte e sono circa 4.500 euro l'anno. Non sembra, ma tenere sulla baracca significa fare parecchi chilometri in auto per appuntamenti e lavori effettivi. Forse per me userei solo mezzi pubblici, ma dato che vivo in un paesino dimenticato da Dio, devo spostarmi molto. All'incirca faccio 35-40.000 km l'anno solo per il mio lavoro, con la mia auto appunto. All'interno di questa cifra metto il costo del carburante, i pedaggi vari e la manutenzione appunto della mia auto. Come attività non posso fare tutto da solo, su progetti più grandi mi appoggio a fornitori di fiducia. In media all'anno questo mi costa all'incirca tra i 4 e 5.000 euro, diciamo 5.000 per stare un po' larghi. Delegare è difficile ma necessario, perché anche se avessi tutte le competenze del mondo, il tempo, bene scarso per eccellenza, non si può comprare, va ottimizzato, e i compiti ripetitivi o complementari che magari non so fare vanno delegati il prima possibile. Altro costo, attrezzatura, software e cloud.
Anche qui un bel missile, 4.700 euro in media all'anno. Non corro dietro alle mode, però è necessario avere uno standard di qualità alto per essere competitivi. E le attrezzature a volte può fare veramente la differenza. Quindi ogni tanto aggiorno se necessario il parco lenti, corpi macchina o computer vari. Oltre all'attrezzatura fisica, per svolgere il mio lavoro è necessario un parco software ampio che va dal classico pacchetto di scrittura alla licenza di programmi per editare i materiali video o i materiali fotografici. Oltre a questo, da aggiungere i software per la fatturazione elettronica, cosa necessaria, e, cosa importantissima, la piattaforma di cloud per il backup. Nel mio caso, ad esempio, uso Google con la licenza business per copiare i contenuti dal mio NAS al cloud senza problemi di spazio. Fondamentale poi un presidio web. Attualmente ho tre siti: il mio personale, andreaverzolo.com, su cui la maggior parte dei clienti è a terra, liquidogarage.it, un progetto che sto portando avanti in un team per strutturarmi su progetti più ampi di produzione video, e Ribellula, per un totale di 150 euro circa all'anno. Di questi due magari ve ne parlerò più avanti se tutto procede bene. Altra voce necessaria, le spese di marketing e pubblicità. Su questo devo dire che sono troppo parsimonioso, spendo all'incirca 500 euro l'anno, che sono pochi direi rispetto a quello che dovrei fare. Il punto è che essendo da solo a volte tralascio questa fase, come il peggior scarparo con le scarpe rotte. Siamo quasi arrivati in fondo alla lista, rimane la formazione, elemento molto importante, anche qui dovrei fare di più. Spendo all'incirca 800 euro l'anno tra convegni e formazione online e offline per me. Vorrei fare di più, ma sono sempre oberato e ogni tanto di divano ho bisogno pure io. Ultime voci, come i costi banca, l'iscrizione ad associazioni varie e le piattaforme di stock per il download del materiale, 350 euro in media all'anno. Totale, amici miei, ben 20.800 euro, una media di costo attività che sono circa 56 euro al giorno, sabato e domenica inclusi. Non male, forse era meglio che non facevo questo conto, vado a farmi un bicchierino, no dai, scherzo. Cosa rimane fuori? Ah, giusto, la mitica pressione fiscale in Italia, che ti comunico che, tolte le spese deducibili dal lordo totale, si aggira oggi intorno al 60% del fatturato annuo. Esatto, se stai pensando che è una missilata, hai proprio ragione. Però sono le regole del gioco a cui ho deciso, come tanti altri, di giocare per crearmi il mio percorso e provare a generare valore di impatto sul territorio che ho attorno. E per adesso ne vado fiero. Adesso tocca a te. Cosa pensavi? Che ci volevano investimenti minori o maggiori? Se hai piacere, scrivimelo qui sotto, che sono molto curioso. Grazie per avermi seguito fino a qui. Fammi sapere qui sotto cosa ne pensi e spero che il video ti sia piaciuto e che ti sia soprattutto utile. Se è così, ti invito ad iscriverti se ancora non l'hai fatto e a mettermi un bel like. In questo modo mi aiuterai a tirare avanti tutta questa baracca e ci rivedremo presto al prossimo video.